premio a un film tutto americano. In realtà c'è un film italiano diretto da un inglese, Il Postino, c'è un film inglese con un regista come Ang Lee, c'è un film tutto australiano come Babe di Chris Noonan, quindi è un'annata veramente particolare. In realtà Apollo 13 potrebbe vincere anche perché insomma l'America ha comunque un orgoglio da difendere, ce l'ha e potrebbe diventare... Però è vero che è un Oscar molto diverso. Mentre vediamo sul video le immagini, lo intravedete, è quasi riconoscibile, nonostante i suoi 48 anni, non è questa ragazza, è adesso impallato dall'intervistatrice, Richard Dreyfuss, candidato per Mr. Holland's Opus, un film abbastanza... Goodbye Mr. Holland in Goodbye Italia. Goodbye Mr. Holland, che poi dopo è stato ridistribuito con il titolo americano, con la storia di un compositore che... è costretto, sceglie appunto a insegnare musica in un istituto e rimarrà in questo istituto appassionandosi all'insegnamento per oltre 30 anni. In un'intervista molto recente Richard Dreyfuss, pur avendo vinto un Oscar giovanissimo nel 1977 con Goodbye Amore Mio, era molto tranquillo rispetto alla serata, rispetto a quello che accadrà fra qualche ora, dicendo la lista delle persone che hanno vinto gli Oscar sono appunto, è una lista lunghissima, piena di nomi molto importanti, però anche la lista delle persone che non hanno mai vinto un Oscar, registi, attori, è una lista altrettanto importante. You Italian Television, you're live on Italian Television. Ciao Francesca. So, ciao Francesca. Are you exciting tonight? I'm very excited and very happy. Sono molto entusiasta e sono molto felice. What does it mean to you to be here with your baby, your child? Your... Who better to be with? Con chi di meglio essere qui? You have been before here. Is it different from the other Oscar? You mean? Well, it's so long ago. I'm older and more nervous. Ormai sono passati tanti anni. Sono più vecchio. So, forse sono più nervoso. Can you please say hello to all your fans in Italy? You have a lot of fans in Italy. I'll say again. Hello, Francesca. Ciao, Francesca. Sa chi è? Thank you. Questa Francesca... Che non era la Francesca nostra, allora. No, un'altra Francesca, ed forse. Ed essere un'amica. Noi pensiamo di aver capito chi è, non possiamo dirlo, perché siamo delle persone molto discrete. I due bambini con i quali Richard Dreyfuss era sono due dei suoi tre figli. E lui l'ha detto in molte interviste, lo ha molto ripetuto, anche in occasione di questo Goodbye Mr. Holland, o Mr. Holland's Opus, dicendo che i suoi tre figli gli hanno poi cambiato la vita dopo un periodo... molto difficile, periodo vero, molto Piera? Difficile, compreso un arresto, un grosso incidente, storie di droga, era quello che dicevamo prima, è il candidato, a suo modo è anche lui il candidato perfetto, perché appunto c'è il riscatto, no? Cioè il cambiamento, e questo lo dicevamo prima a proposito di Nicolas Cage, vale forse ancora di più per Richard Dreyfuss, è una di quelle cose che l'Academy adora, veramente, cioè il riscatto dell'attore... che è passato, ha avuto una serie poi di tonfi anche professionali dopo l'Oscar vinto giovanissimo, è stato il più giovane, credo, premiato come attore protagonista nella storia dell'Academy. E infatti è un premio, scusami Piera, è un premio che lo ha profondamente segnato, lui appunto anche lì l'ha ripetuto in più di un'occasione, dicendo questo premio è arrivato troppo presto, è come se mi avesse tolto per alcuni anni lo stimolo di migliorare, di crescere, di mettermi alla prova, di fare quelle sfide, no? Spesso quando intervistiamo dettata da un ruolo, dettata da certe condizioni ambientali in cui viene girato il film, dettata spesso da una storia. E poi la vicenda anche molto drammatica, forse veramente vincere un Oscar troppo giovani può essere pericoloso. Sì, devo dire che lui recentemente nel suo passaggio italiano aveva anche dichiarato che in realtà non era più così importante vincere un Oscar, che la nomination, questo lo dicono poi quasi tutti, perché è molto scaramantico, però diceva sì, non è più molto importante perché la prima volta. Piera, ma gli ultimi sondaggi basta, perché quelli che no, è in rimonta Richard Dreyfuss o no, chi dovrebbe vincere però nella categoria del miglior attore? Miglior attore, insomma, salvo grandi sorprese, dovrebbe vincere, e ce lo dice anche il nostro amico bookmakers di Las Vegas, caro Magrelli, Leonardo Del Genio, che abbiamo intervistato nei giorni scorsi, dovrebbe farcela Nicolas Cage. Però sì, Richard infatti... Dreyfuss. Francesca. Francesca,
Mi senti? Benissimo. Ti vediamo e ti sentiamo. Ci fai un riassunto? Che succede? Faccio un riassunto, guarda, ti dico, stanno entrando un numero spaventoso di star, di personaggi del cinema. È entrato Quincy Jones e David Salzman, che hanno detto che amano molto il postino, e questo ci ha fatto molto piacere. Come vi avevo detto prima, alcuni personaggi del cinema hanno la coccarda Rainbow con la coccarda arcobaleno, la indossava anche Quincy Jones, però ha detto che non c'è nessun problema, non ci sarà nessun problema, e ne parlerà più avanti di questo problema con il reverendo Jackson. Ora sentiamo urlare Francesco. Sta arrivando Jackie Chan, grande star, sì, che sarà uno dei presentatori della serata questa sera, e tra mezz'ora credo che tutti dovranno essere dovranno accelerare l'entrata, perché vedo che ci sono parecchi addetti dell'Academy che stanno premendo gli ospiti verso l'ingresso. Tra l'altro, avete qualche domanda da farmi? Sono entrate ormai tutte le fotomodelle, le super top che apriranno la serata, vero Francesca? Che apriranno la serata. E questo questo ci sembra, dovrebbero presentare credo il premio ai costumi, miglior costumi. Questo sì. Ci sembra in qualche modo un segno dei tempi, perché credo, compresa una sfilata a balletto, apriranno gli Oscar. Sì, infatti. Non voglio dire niente, ma mi sembra che la moda e l'industria della moda stia in qualche modo superando l'industria cinematografica da un punto di vista economico, quindi... E questo forse è il motivo per cui David Salzman, quando è stato intervistato poco fa, ha detto che ci sarà molta moda, molto fashion, molta musica, ma soprattutto ha puntato il dito sulla moda. Francesca, sappiamo che ci saranno anche molti gioielli, e so che hai fatto un'indagine precisa. Sei informata. Che cosa indosseranno? Che cosa vedremo? Indosseranno soprattutto diamanti, ma quello che è impressionante è che c'è un servizio d'ordine incredibile, c'è Whoopi Goldberg che andrà in giro sempre scortata con due guardie del corpo, perché ha addosso circa 2 milioni e mezzo di dollari in brillanti, e credo che più o meno sulla stessa cifra, se così vogliamo dire, sia anche Sharon Stone, Susan Sarandon, indossano Winston, indossano Van Cleef, Sharon Stone indosserà Van Cleef, e devo dire che brillano moltissimo queste star, e sono scortatissime. Infatti Francesca, Harry Winston, quello che tu hai appena nominato, è una delle grandi star degli Oscar, in realtà è il gioielliere più noto di Beverly Hills, ed è quello che li presta. Infatti Winston ha prestato gioielli per credo 20 milioni di dollari questa sera. Certo. E la è una cifra. La cosa commovente è che li presta da 30 anni e sono sempre tornati. Aspetta, sentiamo cosa ci dice Jackie Chan. This is So che abbiamo avuto un successo in America. Per me è un sogno. Questo è un inizio, devo lavorare sodo. Aspettate il prossimo film, perché già il mio secondo film è un record in Asia e io sono veramente... Quanto credi? 40 qualcosa. Mi sono rotto la caviglia. Però adesso sto meglio. Posso saltare. Un poco con Corinne. È stupendo che parlano subito in spagnolo quando si parla di una TV italiana. Questa una delle star del cinema, come dire, di derivazione Kung Fu Hong Kong, che sarà il rivale di Van Damme nei prossimi 2 o 3 anni, chissà. Francesca, ci senti ancora? Francesca è scappata con i diamanti. Dov'è? Francesca? No, ci sente più. Sì, adesso vi risento. No, siamo curiosi. I ritardatari, chi sono? Cioè, sono tutte facce...
Chi sta arrivando in questo momento? E quindi un ritardatario di lusso. Landau. Guarda, poi vedo lì. E poi sono talmente tanti i ritardatari che oltre i 2 metri non si vede niente. Francesca, hanno trovato tutti i posti, sono rimasti fuori dal teatro, rimarranno fuori dal teatro molte persone. Moltissimi e anche molti, molti agenti delle star che sono arrabbiatissimi. Hi, I like to, hi. You are alive with Italy. Oh. Hi. Buongiorno. Buongiorno. Are you exciting about tonight? I'm very excited. Sono molto molto emozionata, veramente molto entusiasmata di essere qui e non sono nervosa, sono soltanto molto colpita, sono stata nominata proprio per la direzione del cortometraggio. È un grande, grande onore, soprattutto per la direzione. È da una vita che sono così un'attrice, quindi essere nominata come director veramente è una cosa stupenda. Quale? Quale mi piace di più? Beh, sa una cosa, non ho visto tutti i film che hanno una nomination, quindi non posso dire. Certamente mi sono piaciuti molto quelli che ho visto. Babe, per esempio. Grazie. Jeremy Iron, please. You're live with Italian television. Italian television and ABC. We're sort of together. Nice to see you. Hi. Tell me, what are you working on right now? Well, I'm a film by your filmmaker Bernardo Bertolucci. Un film di Bertolucci che sta per uscire la prossima settimana a Siena. Ho appena finito la produzione di un film Lolita con il regista Adrian Lyne e adesso mi riposo. That if it wins today, you're just gonna go, I really wanted that one. Mi piace il postino, io vorrei che vincesse qualcosa. You do like postino? Bellissimo. Allora, Jeremy Irons da Los Angeles si sposterà rapidissimo in Italia, infatti il 28 e il 29 sarà a Siena per l'anteprima nazionale di un film che sia Piera che io consideriamo bellissimo, Io ballo da sola, il nuovo film di Bernardo Bertolucci. Malato allo stadio proprio terminale della sua malattia. Piera, però volevo chiederti una cosa, quella signora elegante che prima è Jeremy Irons, io non l'ho proprio riconosciuta, chi è? Christine Lati. Non mi dice Lati nulla lo stesso, che assieme... no, sto giocando. Lo so, ma io nel frattempo ho rapidamente studiato, Christine Lati è candidata per... Vengo in Italia fra un mese, 2 mesi, una cosa del genere. Che bello. You're live on Italian television. Ascoltiamo Chris O'Donnell. Piacere. Martin Landau. Well, I'm very much more relaxed. Sono più tranquillo dell'anno scorso perché c'è meno in gioco per me. Questa è mia figlia Juliette Landau. Yes, well, she's quite beautiful and she's also very talented. Ha anche molto talento, oltre ad essere bella. Ha lavorato in Edward e in un nuovo film con Whoopi Goldberg che sta per uscire, quindi è un'attrice molto impegnata. Oscar nomination are different since the other year? Well, they're different because no one sono diversi perché nessuno sa chi vincerà e questo è veramente qualcosa di che serve delle sorprese. L'anno scorso le cose erano un po' quasi assodate. Forrest Gump è stato un grande successo e questa sera veramente non so chi vincerà che cosa. Tu lo sai? È difficile decidere. Thank you. Grazie. Enrico, ti finisco velocemente. Sì, Christine Lati, che è candidata assieme a Jana Sue Memel, credo si dica così, per il cortometraggio Lieberman in Love. A proposito di Martin Landau, vinse l'anno scorso come non protagonista per Ed Wood ed è stato un caso perché è stato stroncato dalle dure leggi dell'Academy, il suo discorso andava un po' troppo per le lunghe, il discorso di ringraziamento, c'è la famosa regola per cui non deve durare più di 35 secondi, tutti sforano, lui ha sforato in modo particolare, hanno alzato la musica e l'hanno praticamente cacciato dal palco, fu una cosa un po' crudele perché... povero Martin Landau era già in età. Vediamo Angelica Houston. Say it again. Buongiorno Italia. How do you feel about tonight?
grazie. Good night. È una bellissima serata, mi sento bene. What do you think about the five film, the movies who are going to win? I think it's wonderful. Ma that credo Postino che sia bellissimo. Il postino è stato, ha preso la nomination, e Massimo Troisi anche gli ha preso una nomination. Yes, mi è piaciuto molto il film. È veramente un, come dire, un coro a favore del postino. Speriamo si traduca poi in realtà nei voti dell'Academy. Non è detto che sì, no, perché avvenga. Potrebbero essere, no, ci auguriamo di no, naturalmente, potrebbero essere dei grandi attestati di stima. Speriamo che appunto l'attestato di stima o la dichiarazione d'amore nei confronti del film di Massimo Troisi con Massimo Troisi poi si traduca anche almeno in una statuetta. Noi facciamo il tifo veramente con grande passione, con grande affetto. Prima Piera parlava appunto dei discorsi di ringraziamento. Quest'anno nello spettacolo, che diciamo all'inizio a ritmo di jazz, dovrebbero essere di 45 secondi. Vedremo quanti rispetteranno il limite di tempo che è stato assegnato a tutti quanti. Vediamo che altro sta arrivando nella passerella. Veramente ci sono dei ritardatari, ma anche dei ritardatari importanti. Io credo che allora adesso la nostra, io credo di riconoscere Joan Allen, ma forse sbaglio. No, è lei, direi. Poi è molto strano perché Joan Allen è Joan Allen in Italia Television. Ok, è andata. Joan Allen non l'hanno rapita. È passata rapidamente davanti alla televisione italiana. Joan Allen forse interprete... non aveva nessuno da salutare come Emma Thompson. Gli altri avevano tutti degli amici italiani. Forse lei non è ancora venuta in Italia. È l'interprete di Pat Nixon ed è stata un'interpretazione molto 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 apprezzata nel ruolo della plastic Pat, come dicono in America, cioè della Pat di plastica, completamente ossidata con la parrucca, con questo stile appunto da First Lady. Mentre qui è Catherine Quillan, che vediamo nel video. Sì. A proposito di Nixon, bisogna dire che forse è il film più stato dalla critica, certo, fra quelli che poi concorrono questa sera a qualcuno degli Oscar che sono in ballo. Oliver Stone sicuramente non è un regista amato in America, e un film come Nixon che mescola il discorso politico con quel cinema un po' isterico tipico di Oliver Stone ha disorientato, ha irritato, ha infastidito, e questo forse ha portato anche a un, certo, numero di nomination inferiori credo al valore del film. E Oliver Stone ha annunciato che non sarà agli Oscar, quindi credo sia una forma dagli Academy Awards. How do you feel about your nomination? Buongiorno. How do you feel about tonight? Ma questa sera sono molto felice e per me è un grande onore solo aver avuto la nomination, proprio una cosa che ricorderò per tutta la vita, quindi a questo punto sono qui proprio contentissima, voglio godermi la serata. Thank you. Questa appunto era Kathleen Quinlan, vero Piera? Kathleen Quinlan nominata, ecco Mel Gibson, nominata per Apollo 13 e come anche, attrice non protagonista, ed è anche una 39 Joan Allen se non sbaglio. Ciao Eva Maria Livia, my daughter's in Roma ed ecco la grande mia figlia è proprio a Roma questa sera, quindi ciao. La grande favorita Susan Sarandon, quello era il saluto di Susan Sarandon, qua non sbaglio, favorita davvero, e probabilmente vincerà con Dead Man Walking. Questo è uno dei grandi, appunto, Mel Gibson che vediamo sul video. Speriamo che Francesca riesca. Se sono nervoso, no, non lo sono. No, no, mai, non sono, e questa sera non sono nervoso. Tutte e due bellissime. No, I wouldn't presume to do that. Voi non lo vedete bene, ma Armani ha costruito un vestito speciale, uno smoking speciale con il panciotto Braveheart, cioè scozzese, apposta per Mel Gibson. E poi lo vedremo probabilmente durante la cerimonia. 10 nomination, è uno dei grandi favoriti della serata, Braveheart. Vediamo se Mel Gibson riesce a portare
chissà, 5, 4, 3, 6, 10, anche se le previsioni e i discorsi sull'Oscar di quest'anno dicono, però sono sempre previsioni, che non ci sarà un film piglia tutto, no. Quindi forse anche Braveheart chissà quanti Oscar riuscirà a tradurre, quante nomination riuscirà a tradurre in Oscar. Abbiamo visto un Robin Williams di passaggio. È fuggito? Ah, ma allora ci senti? Ogni tanto vi sento. Francesca è fuggito facendo qualche imitazione, qualche versaccio dei suoi, no? No, Nicolas Cage. Hi, hi. Hi. A little bit, but I'm excited. I really am. I'm feeling great. I am. I got stuck in traffic. It's crazy here today. Okay. All right, thanks. Nicolas Cage assieme a Patricia Arquette, vero Francesca? Sì, insieme a lei. Biondissima. Sono in un ritardo spaventoso, li spingono dentro. Mary Winnegan. Nicolas Cage è il grande favorito della serata, bookmaker o meno. Infatti sono uscite abbastanza notizie, che forse troverete domani sui giornali o dopodomani, in cui da Hollywood si sono divertite ad analizzare e a controllare, proprio sfogliando gli annali dell'Oscar, quanti personaggi che hanno interpretato in passato degli alcolizzati, il caso di Nicolas Cage in Via da Las Vegas, il film di Mike Figgis, hanno poi ottenuto dei riconoscimenti molto, molto importanti. Ecco John Travolta in grandissima Italian television, please. How do you feel about tonight? Say something to Italy, please. I love Italian television. Mi piace la televisione italiana. Ma non gli piacerà il fatto di non essere stato nominato. Era uno dei grandi favoriti per Get Shorty. L'anno scorso fu nominato e non vinse per Pulp Fiction. E credo che non sia molto contento, anzi l'ha anche dichiarato e avevamo riportato anche noi l'intervista. For Italian television, Jessica, no. Scappa. We are live on Italian television. Far parlare Jessica è quasi, Jessica Lange, è quasi impossibile. È più difficile di far parlare Sam Shepard, credo. È scappa. Sì. Sì, Francesca, ti capiamo, non preoccuparti. È abituata a scappare anche quando uno va a trovarla in un set lontano. È un'esperienza capitata a chi vi sta parlando, esatto. Sia a Piera. Ecco, Michael Douglas, che questa sera festeggerà il papà, il grande Kirk Douglas, che otterrà un Oscar alla carriera. Ha già ricevute 11 nomination, finalmente gli viene dato un riconoscimento, poi c'è il suo papà che riceve l'Oscar alla carriera, quindi veramente contento. Tutti insieme, è molto carino vedere tutta la famiglia riunita, mentre il padre Kirk, che ultimamente ha avuto anche qualche problema di salute, li aspetta all'interno del Chandler. Un attimo. Elizabeth, sì, è qui Elizabeth. C'è Elizabeth Shue che sta arrivando. Elizabeth, you are live on. Oh, sorry. Sorry. A proposito di Kirk Douglas, appunto, riceverà il premio alla carriera e sarà proprio Steven Spielberg a consegnarlo, e sicuramente sarà uno dei momenti più emozionanti della serata, che tra pochissimi minuti, fra 7-8 minuti, comincerà. Sarà uno dei momenti più emozionanti perché l'Academy tradizionalmente... Sono così felice di essere qua, sono emozionatissima. Che è sull'orlo di un collasso. Sì. Miglior protagonista per Via da Las Vegas, una vera rivelazione, bravissima. E se mi consenti, Enrico, a mio avviso molto più brava di Nicolas Cage. Ma nettamente più brava. Infatti lei finalmente dai ruoli acqua e sapone da una parte. Vi ricorderete probabilmente Karate Kid, ha fatto proprio un salto. Anche lei con un ruolo, eccola Sharon Stone. Chi veste Sharon Stone? Sharon Stone, se non ha tradito anche questa volta, veste Valentino. Doveva vestire Valentino, che come sai la veste praticamente sempre, ai Golden Globe. All'ultimo momento ha compiuto il grande tradimento e ha indossato un vestito di Vera Wang, che è una molto emergente stilista americana, a Asio, come si dice, Asio americana.
però è stato un po' uno scandalo, Valentino se l'è presa molto pare, e questa sera dovrebbe essere Fedele e quindi dovrebbe essere Valentino. È un piccolo dato di cronaca, un dettaglio, però è curioso che Elizabeth Shue e Sharon Stone... Sharon, you're live on Italian Television. Buonasera. Buonasera, buonasera, come stai, bello? You want to be here with your dad? Sarah, per yes, well, this is my dad, just sì, questo è mio padre. It is, I have a special friend così, I say hello to in Milan. Speciale a Milano, a cui vorrei dire ciao, schiacciando l'occhialino. I am ecstatic. Sono in estasi, in delirio. I can't even really get that far into the process without passing out, I think. Non so se arriverò tanto senza morire prima. No, è soltanto meglio, diciamo, partecipare proprio fisicamente a quello che succederà, e questo succederà dopo. Sì, ho dovuto dimostrare molte cose. Questi sono gli elementi migliori, assolutamente: il miglior cinematografo, i migliori costumi, i migliori attori, i migliori registi. In 5 anni veramente non c'è stato un precedente di questo tipo. Il meglio del meglio, ho dovuto certamente dimostrare il meglio di me stessa. E come? Sharon Stone, dicevo appunto, è curioso vedere insieme Elizabeth Shue e Sharon Stone, perché tutte e due interpretano un ruolo di una prostituta, altro ruolo che porta veramente molto molta fortuna, molta molta fortuna. Lo dovrebbe portare anche, o potrebbe portarlo, a Mira Sorvino, l'altra, come dire, ragazza allegra di questi Oscar, nella Dea dell'amore di Woody Allen. È un altro appunto dei ruoli tipici, quelli che costruiscono una carriera da Oscar. Poi appunto ne parleremo e magari vi ricorderemo molto rapidamente alcune delle grandi attrici che proprio interpretando il ruolo di una prostituta hanno poi vinto l'Oscar. Appunto nel corso della serata avremo tempo e modo per approfondire poi e così entrare proprio nel corpo, nella storia, o nella storia anche quella minuta dell'Oscar. Nel frattempo vediamo sul video wall Liam Neeson, se non sbaglio, mi pare sia lui, sì. Sì, sì, sì. Francesca cerca di catturarlo. Liam, just one word, you're live on Italian... You're live on Italian television. How do you feel about tonight? For a start, I'm so honored. Sono onorato di presentare il postino. Per me è un grande onore. That's the main reason why I'm here. Ed è la ragione per cui sono qui. Do you like the postino? But I do what? I can't answer that. I really can't. I can't answer that. But does acting mean that much to you? It means a lot. Per me recitare significa tanto. No, never. No, why not? I'm just happy being an actor. That's enough. Mi piace fare l'attore e basta. Non credo che vorrei fare il regista. Sì, allora vediamo, appunto prima dicevamo che Steven Spielberg premierà la carriera Kirk Douglas, gli altri presentatori che apriranno poi le buste quasi sicuramente, almeno quelli certi, dovrebbero essere John Travolta, Jim Carrey, Nicole Kidman, e poi vengono dati come probabili Stallone, Schwarzenegger e poi chissà chi altro. Robin Williams, abbiamo già detto. E quindi si lancerà in una delle sue conversazioni Williams, piene di imitazione. Ah, Tom Hanks. Promette molto. E.T., welcome to the Academy Awards. Sai cosa ha detto Tom Hanks quest'anno? Che non è stato nominato dopo 2 Oscar consecutivi? Ha detto, beh, non mi nomineranno mai, perché ci sarebbe una catena di suicidi a Hollywood se mi nominassero anche per la terza volta e magari vincessi per la terza volta. E infatti non è stato neppure nominato, anche se tutta la stampa americana, i vari premi disseminati in America, l'hanno comunque premiato come il miglior attore dell'anno, compresi i lettori di molte riviste specializzati. Angela Bassett, can you say something to your fan in Italy? You're live on Italian television. Ciao bella. You have some wonderful roles. Has it been very difficult? And we know Jesse Jackson is bringing awareness to the fact that it's difficult for black actors. Have you found it difficult? I'll say this about that.
No, non sono d'accordo. Tutto quello che voglio, tutto quello che vedo è assolutamente uguaglianza. Sta arrivando Mira Sorvino e credo che sia fra gli ultimi ospiti. Angela Bassett, lo sai, è, diciamo, è una delle protagoniste della polemica appunto sulla, sul razzismo dell'Academy che si è scatenata quest'anno. Sarebbe una delle grandi escluse, è protagonista di Donne di Forest Whitaker, un film che ha avuto un enorme successo in America, soprattutto grazie appunto al pubblico afroamericano, in particolare femminile. E molti hanno detto è stata esclusa lei, come è stata esclusa Forest Whitaker, come è stata esclusa Whitney Houston, così come sono stati esclusi Morgan Freeman, bravissimo, come sempre bisogna dire in Seven, e Laurence Fishburne, che è l'interprete di Otello, tutti attori di colore che non risultano nelle nomination. E infatti la, la polemica che ha scatenato il settimanale People proprio sul razzismo parte anche da queste esclusioni. E la cosa strana è che leggendo la famosa Bibbia, a cui ormai ci rivolgiamo come la Bibbia appunto, abbiamo notato che c'è un premio molto importante, non lo vogliamo dire adesso, è dato, molto molto importante, è dato da Sidney Poitier. Sidney Poitier che non risultava all'inizio fra i premiatori, che è abbastanza singolare come presenza fra i premiatori e che non... è, diciamo, è la mia opinione, però potrebbe essere stato inserito anche proprio per mettere a tacere in qualche sì, infatti, modo le polemiche della, infatti, sulla sì, allora, qui abbiamo la passerella è finita, sta proprio tra pochissimi istanti comincerà lo show vero e proprio. Sidney Poitier presenterà proprio l'Oscar per il miglior film. Io non avevo voluto svelarlo, ma lo diciamo proprio alla fine della nostra lunga notte. E ricordiamo che Sidney Poitier è stato il primo attore di colore a vincere come miglior attore protagonista. Infatti noi vediamo, adesso tra un po' passeremo la linea proprio allo show vero e proprio, verificheremo se tutte le promesse di Quincy Jones saranno poi promesse mantenute, quella di una trasmissione di grande, grandissimo ritmo. Stiamo vedendo la sigla dello show e nella sigla avremo proprio in due minuti molto rapidamente il riassunto, la sintesi della passerella che abbiamo appena visto e che vi abbiamo raccontato. Ecco Oprah Winfrey. Ecco la notte degli Oscar, è la serata più bella dell'anno e lo guarderò sempre. Questa sera io ho il posto più bello. Jeff Goldblum e Laura Dern. Abbiamo visto Jeff Goldblum e Laura Dern. Ron Ricky. Oh, c'è il trono? Sì, no, che sarà difficile, una no, assolutamente. Passo praticamente la torcia. Sarà contenta di darlo a chiunque, certo. Credo che lei premi il miglior attore e non protagonista, credo. Winona Ryder al centro. Ok, The Bad and the Beautiful. The Bad and the Beautiful, il film di Kirk Douglas, com'era in italiano? Glielo puoi chiedere? Non lo so, gli esperti. Adesso è ai primi posti, adesso ho il potere. È una giornata troppo bella, non riesco a crederci, è bellissimo. Lei ha avuto anche la nomination, naturalmente ci sono due grosse nomination, lo sappiamo. Ce n'è una in particolare che vorrebbe portarsi via? Le voglio tutte e due. Forse per commuovere l'Academy, ha fatto delle dichiarazioni molto forti. Lei canta Colors to the Wind, è una bellissima canzone, sì è vero, e tra l'altro le parole sono molto belle, c'è moltissimo anche ballo moderno, molto divertimento. E per oggi? Perché canta? Beh, perché è stata come canzone fatta proprio per un film, non è la mia canzone, ma mette insieme un po' tutto quello che ho. Ok,
credo fosse Vanessa Williams, quella che abbiamo appena. Stillati, di cui abbiamo già parlato, cortometraggio. Lì non hai dato previsioni, Martin Landau con la figlia. Non ho dato previsioni perché avessi visto un solo cortometraggio potrei dare una previsione, ma. E questa è la coppia smagliante, direi, Nicole Kidman e Tom Cruise, che saranno insieme nel prossimo film di Kubrick. Oh my god, you think babe. Nicole Kidman premierà. Oh, I like that pig. I like Australia. Ma credo che sia lei che diventa sempre più grande in realtà. Questa è la Jimmy Smith. Una figura un po' oscura del cinema americano perché non ha fatto una brillantissima carriera, però anche questo mi sembra sia poi stato nominato premiatore della serata in ecco, qualche. Tom Hanks con la moglie. Hanno appena avuto il secondo figlio. Questo. Non so se passerà la storia, ma. Tra pochissimi minuti, forse neanche minuti, tra questi un minuto. Due signori. Tra un minuto ci collegheremo direttamente con lo show. Continuiamo a vedere la sintesi della passerella da un altro punto di vista. Ecco, John Travolta. Mel Gibson, che arriva come sempre solo, senza la famiglia di sei figli, la moglie che chissà se esiste veramente perché non si è mai vista. Ecco Elizabeth Shue di nuovo. Devo dire, è un meraviglioso vestito. Certo, se vincesse Elizabeth Shue, contrariamente a quello che che appunto si prevede della Sarando, sarà veramente una grande sorpresa e forse meritata. Probabilmente. Io trovo che sarebbe meritatissimo, anche se non bisogna dimenticare che Susan Sarandon è stata nominata 4 volte e non ha mai ricevuto la statuetta. Soprattutto l'anno di Thelma & Louise, che era l'anno in cui tutti la davano per favoritissima, un po' come quest'anno. Però è un po' fastidiosa per l'Academy, addirittura lei e Tim Robbins, eccoli, Susan Sarandon e Tim Robbins, furono banditi.